Joker rappresenta la storia di Teramo, il punto di riferimento della città per quanto riguarda la pelletteria. Poker impreziosisce il centro storico della città di Teramo dagli anni 60, un'attività avviata dal papà. Sì, proprio dal mio papà. Gli anni 60 che siamo, diciamo, qui in questo negozio storico, diciamo. Però papà ha iniziato molti anni prima. È iniziato come ambulante dapprima. Come ambulante. Papà vendeva col suo banchettino e lui è stato a Milano, lassù ha iniziato, diciamo, i suoi primi anni. E le racconto anche questo particolare perché è storico. Papà, per tornare qui a Teramo, pensò di comprare una bicicletta anziché pagare il biglietto del treno. E quindi con la sua bicicletta, il suo, diciamo, spazietto che teneva per portare le sue cose che vendeva, si caricò tutto e ritornò, e impiegò 3 giorni per tornare a Teramo. E quando è tornato qui a Teramo è stato un successone, perché le persone infatti dicevano: oh, che bello, una bicicletta, che a quei tempi, insomma, erano momenti che conosciamo. E piano piano il mio papà ha iniziato con un banchetto qui di fronte alla farmacia Crocetti. C'era anche da dire questo, che suo fratello aveva già un negozio posizionato sotto i portici. Già nel 1949, esatto. Lo zio, il fratello, aveva aperto, diciamo, questa attività pure lui. Insieme al papà, diciamo, il pomeriggio andava lì e vendeva la pelletteria, mentre mio zio vendeva abbigliamento. Andava dallo zio, in cui vendeva la pelletteria, perché era, come dire, è stato sempre un po' il suo punto di riferimento, la pelletteria, le borse in particolare. E da lì ha deciso poi, diciamo, di aprire un'attività personale, ed era dietro in via Andrea Costantini, diciamo, proprio dietro all'attuale negozio che abbiamo sotto ai portici. Da lì poi si è trasferito ed è venuto qui in piazza, ed è stato il primo negozio di Teramo come riferimento, come giustamente diceva lei, per la pelletteria. Fino al 96 siete stati anche rivenditori, i primi rivenditori del Teramano, di Fendi e Gucci. Dagli anni 70 abbiamo iniziato questa esperienza con loro, questa collaborazione con Fendi e Gucci. E io ricordo che la prima vetrina di Fendi che avevamo nel negozio iniziale, perché poi questo è stato aggiunto, allestimmo questa vetrina io e mio fratello, ed era sotto il periodo pasquale. E si facevano i sepolcri, ricordo quel giorno. I sepolcri li facevano qui nel mio negozio, perché venivano tutti, perché è stato un successo per Teramo avere Fendi, questi marchi importanti. E invece quali sono gli articoli che proponete ai vostri clienti? Ne abbiamo avuti tanti. Adesso, al momento, diciamo che se parliamo di quelli storici, The Bridge è uno di quelli, Alviero Martino è un altro. Poi abbiamo Moschino. Sì, Piero Guidi, ho visto, Liu Zhou. E questo per quanto riguarda le borse. Invece c'è anche un settore valigeria, con articoli più sportivi da donna e articoli da uomo di aziende leader. Sì, diciamo, nell'altro negozio, diciamo che il punto vendita storico in cui mio zio nel 49 aveva aperto questa attività commerciale, dal 1990 abbiamo gli articoli un po' più sportivi per quello che riguarda un po' la donna. E in maniera particolare abbiamo gli articoli maschili, in cui il riferimento, diciamo, sono aziende leader, e parliamo di The Bridge, parliamo di Piquarro, e anche articoli, diciamo, da viaggio, in particolar modo la Sanson, che è una delle aziende leader mondiali. Quindi i punti vendita sono 3, il terzo si trova a Castelnuovo, dove troviamo, oltre ai brand che abbiamo citato, anche Borbonese e Roberto Di Capello. Sì, diciamo, abbiamo aperto 3 anni fa questo nuovo punto vendita, diciamo, che in effetti lo abbiamo chiamato Poker 3, in effetti è il terzo negozio, diciamo, che abbiamo, e lì abbiamo aziende leader, in maniera particolare Borbonese, Roberto Di Camerino, ma Borbonese in particolare, che è una delle aziende attualmente più in uso. Invece, come vi siete rimodulati a seguito del Covid? È stata una bella esperienza. Abbiamo avuto l'idea di fare una diretta
aiutandoci con le ragazze, perché ci sono le sue figliole che sono bravissime, aiutandoci con queste dirette per poter vendere qualcosa. E devo dire che è stata un'esperienza, inizialmente ero titubante perché a quest'età rimettermi in gioco non so se ne fossi stata capace, però devo dire che superati i primi momenti di emozione, di emotività, ce l'ho fatta, anche perché i clienti stessi mi hanno incoraggiato e quindi abbiamo fatto questa esperienza online. Devo dire che è stata una buona cosa, una buona idea in un momento così, anche perché impegnavamo le persone che erano chiuse in casa e quindi avevano modo di vederci. Sono le clienti che vengono in negozio, questa volta siamo stati noi che siamo venuti a casa vostra, siamo entrati discretamente a casa vostra, voi sedute sul divano e noi che vi spiegavamo, diciamo, gli articoli che generalmente vendiamo in negozio abitualmente, che l'online certamente è il futuro, perché sarà così soprattutto per i giovani, però il fatto di poter vedere, toccare quello che si vuole acquistare rimane sempre da parte di tutti, il piacere anche del contatto con il commerciante stesso, insomma, cosa che assolutamente non dà l'online. Però, come dire, il mondo cambia e cambia rapidamente. Grazie, grazie soprattutto, come diciamo sempre anche sull'online, grazie per averci scelto, ringraziamo la clientela che fino ad oggi ci ha premiato e ci auguriamo di continuare in questo lavoro con molta professionalità e con molta educazione e rispetto soprattutto dei nostri clienti.